agli esordi della mia carriera professionale di giornalista mi viene in mente questa radio Sam & Son, siamo alla fine degli anni 70, c'è ancora il vinile, ci sono grossi registratori a bobina, insomma era un mondo completamente diverso, e così come era diverso il mondo della televisione. Io sono entrato prima in una televisione privata di Aosta che si chiamava RTA, aveva gli studi in via Chambéry, in cima al Palazzo Fiat. Ebbene, la strumentazione era una strumentazione molto analogica, e le telecamere erano carissime. Comprammo una telecamera da 50 milioni di lire, insomma, una vera icona per noi che cominciavamo a fare questo mestiere. E poi tutto è cambiato. Nell'ormai lontano 1997 comprai la mia prima macchina fotografica digitale. Da allora non ho mai più comprato pellicole. Ho capito immediatamente, seppure fosse una macchina con una risoluzione veramente ridicola, peggiore di qualunque telefono attualmente in commercio, che le potenzialità di questo mezzo espressivo tramite un apparecchietto digitale sarebbero state infinite. A un certo punto della mia vita lavorativa, però, in azienda mi dettero la possibilità di gestire il sito dell'azienda stessa e di occuparmi della promozione dei servizi, per cui ho iniziato a occuparmi di grafica, ho iniziato a occuparmi appunto di web, e mi sono reso conto quando quei piccoli momenti, che poi di fatto era una piccola porzione della mia giornata lavorativa, fossero belli, quanto mi piaceva comunque starci dietro, e di fatto non li sentivo dei momenti lavorativi, sentivo la stessa sensazione di quando a casa mia mi metto lì e cerco di imparare a utilizzare un programma. Vengo da Milano dove ho lasciato uno studio di comunicazione, web, tutte queste cose molto digital. E niente, sono in Valle d'Aosta dal 2013 perché coinvolto in una cosa folle che si chiama Tour de Géant. E tutto è partito appunto da un lavoro e poi si è trasformato in qualcosa di più. La bici elettrica è una tecnologia innovativa che di fondo ha reso possibile l'impossibile, no? Ai più, cioè persone che mai e poi mai avrebbero preso la bicicletta per andare in montagna, raggiungere location particolarmente belle, no? Che adesso lo fanno e ne sono felici, no? Lo fanno a volte accompagnato, no? Quindi in maniera tra virgolette analogica, no? Vecchio stile, oppure utilizzando gli strumenti che gli mettiamo a disposizione, no? Quindi i percorsi che tu tracci e che poi ribaltiamo qua, no? Certo, no? Sì, 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 assolutamente sì. In questa epoca dove tutti abbiamo a disposizione smartphone, telefono, insomma, di cui ci fidiamo ciecamente, sono diventati uno strumento utile, per cui riusciamo a trasferire tracce, itinerari, luoghi di fruizione, luoghi, no? Di interesse. Discorso di fare rete, sì, con chi certamente, sul territorio. Certamente, offre. Per poter far sì che quello che rendere possibile quello che una volta era impossibile per molti, a raggiungere rifugi, ambienti naturali, insomma, con anche dislivelli importanti, grazie alla tecnologia, cioè, in questo caso riferita alla bicicletta elettrica, dire, no? Sì, e poi assolutamente in sicurezza. E negli ultimi 10 anni si è assistito a un'evoluzione epocale per quello che riguarda appunto la promozione turistica, la digitalizzazione del flusso di lavoro, e, per esempio l'avvento di Booking.com, Expedia e altre online travel agency ha sicuramente condizionato il modo in cui le persone si informano e prenotano la meta turistica. Non bisogna avere paura, secondo me, delle novità, del futuro. Alla fine è molto bello poter entrare in contatto con il mondo intero anche solo con un click. E oggi la sintesi è dentro strumenti come questo, o come questo che io porto al polso, che sono collegati fra di loro, vanno in rete. Insomma, è un mondo estremamente diverso anche solo per la ricerca delle notizie. L'intelligenza artificiale, che sembra questa grande sconosciuta e questa fantascienza, ormai fa parte piano piano della vita anche questa di tutti i giorni. Basta pensare all'assistente vocale che tutti abbiamo nella nostra tasca tramite lo smartphone, che può essere l'assistente vocale di Google o può essere l'assistente vocale Siri dell'iPhone, dell'Apple.
Personalmente sono venuto a contatto con questa realtà dell'intelligenza artificiale attraverso questo programma mondiale che si chiama Google Developer Group. Il tutto è nato tramite un evento a cui ho partecipato a Torino, in cui prendendo contatti con i coordinatori locali di Torino siamo arrivati poi alla conclusione di crearne, di cercare di crearne anche uno qui in Valle d'Aosta. È importante in questo momento in cui le tecnologie vengono introdotte nelle nostre vite fare in modo che tutti le comprendano e che la tecnologia sia accessibile a tutti e sia per tutti. Qual è il miglior luogo quindi della biblioteca? E qui con le nostre attività vogliamo far questo: avvicinare le persone al mondo digitale, spiegare, raccontare e sperimentare le tecnologie con un approccio facile e divertente in un ambiente ludico. L'era digitale ha cambiato e continua a cambiare la vita quotidiana di tutti quanti noi e ovviamente anche nel settore, nel comparto agricolo, questa era digitale si fa sentire più che altro con l'obiettivo di migliorare la competitività aziendale e l'ecosistema, la biodiversità, mantenere un'agricoltura più pulita, meno inquinante. Allora, c'è un'opportunità nel digitale? Sì. Questa opportunità qual è? Non è segui la tua passione, ma è segui i bisogni del mercato. Oggi puoi usare queste possibilità che ti sono offerte per studiare il mercato, per studiare i bisogni intorno a te, studiare quali sono le attuali soluzioni, gli attuali servizi, gli attuali prodotti, capire quali sono le lamentele delle persone, quali cose possono essere ottimizzate e sfruttare questa possibilità per arrivare con una soluzione migliore che renda la vita più semplice a quante persone possibili, perché quello è l'obiettivo finale. Questo è un altro aspetto nuovo, no, di fare impresa in questo periodo, no, che bisogna studiare fondamentalmente, perché sono strumenti questi che cambiano velocissimamente, che impongono a noi di costruire, di creare contenuti per poter comunicare. Quindi l'approccio è veramente diverso rispetto a pochi anni fa. Il digitale in questi anni si può dire che ha stravolto la gestione alberghiera. Le cosiddette online travel agency oggi danno la possibilità anche al piccolo albergatore di essere visibile e acquistabile in tutto il mondo. Dall'altra parte, per il cliente la tranquillità, la serenità di acquistare il servizio alberghiero conoscendo e paragonando e confrontando tutte le informazioni possibili di cui ha bisogno. La parola d'ordine è quindi flessibilità e dinamicità per qualsiasi albergatore che voglia stare al passo coi tempi ed essere online sempre con la migliore offerta possibile. Dopo un paio d'anni di fatto di riflessioni ho deciso appunto di lasciare il lavoro e di aprire uno studio e oggi appunto mi occupo principalmente di web, quindi da siti web a grafiche a strategie promozionali, e in qualche modo sento, anzi non è che in qualche modo sento, sono in quella condizione, per cui probabilmente se non facessi questo lavoro starei comunque facendo queste attività, starei comunque costruendo siti o lavorando con dei programmi. Con il Google Developer Group cerchiamo di creare una comunità di sviluppatori e soprattutto di appassionati di tecnologia, ovvero non è solo un punto di incontro per esperti del settore, ma è anche un punto di partenza per le persone che vogliono avvicinarsi o che vogliono comunque trovare un punto dove ci siano delle persone che possano aiutare a sviluppare delle idee o a integrare determinati argomenti, come ad esempio l'intelligenza artificiale, la programmazione di applicazioni, l'IoT, l'Internet of Things che ultimamente sta prendendo piede, che è tutto quell'insieme di dispositivi e di sensori che fino a poco tempo fa erano chiusi nei sistemi elettronici in cui si trovavano, ma adesso collegandoli ad internet possono interagire tra di loro, soprattutto con delle piattaforme esterne e anche con tutto il mondo intero. Non riesco a ricordare la mia vita senza il digitale, senza iPhone, senza WhatsApp, senza Twitter, senza Facebook. È come se fosse sempre esistito. In realtà non è così. Per esempio io al liceo non avevo tutto questo. Eppure adesso la mia vita è come se fosse completamente immersa nel digitale. Utilizzo internet, i video, le fotografie, le app, al lavoro, ma anche e soprattutto nel tempo libero. Le attività che svolgiamo permettono ai bambini di sviluppare un pensiero logico, di lavorare in gruppo e di sperimentare le tecnologie del mondo digitale, il tutto sotto forma di gioco. Al termine di ogni laboratorio, i bambini non vedono l'ora di tornare a trovarci in biblioteca. Così, in un luogo dove è d'obbligo fare silenzio,
Adesso ogni tanto facciamo qualche eccezione. Sono molto contento di aver fatto questa scelta di campo, continuo a fotografare tantissimo, la mia frenesia di fotografo iperattivo viene assolutamente, diciamo, amplificata dalla possibilità di vedere immediatamente quello che ho prodotto e di poterlo stampare, sì, perché io continuo a stampare sempre in digitale le immagini, con costi molto più bassi e con qualità molto più alta di quella che ottenevo in camera oscura. Quindi la mia vita è proprio cambiata. E credo che internet e digitale abbiano condizionato notevolmente l'ambito in cui lavoro, sia dal punto di vista del monitoraggio del fenomeno turistico, basti pensare alla mole di informazioni che il turista con il suo passaggio lascia grazie allo smartphone, e sia dal punto di vista della programmazione dell'esperienza di viaggio. Quindi credo che il turista e il turismo siano reali, ma anche molto digitali. Negli ultimi anni sono nati diversi progetti che sposano appunto quello che è il mondo analogico di cartone, plastica, quello che possiamo trovare su un tavolo, con siti web e applicazioni. Ci sono diversi giochi usciti recentemente che prevedono un sito web per indagare, delle applicazioni per gestire il tempo e quindi tutto ciò che può migliorare l'esperienza di gioco. Anche un prodotto molto classico, come poteva sembrare appunto quello del gioco in scatola, perciò è permeabile rispetto a queste novità, e anzi le sfrutta. Le prime cose che mischiavano, i primi giochi che mischiavano il digitale e l'analogico sembravano, per i puristi, sembravano un po' delle bestemmie, mentre invece adesso è un percorso molto chiaro, proprio perché noi prendiamo un gioco, qualcosa di molto classico, e lo apriamo alla dimensione digitale. Questo non impoverisce né l'uno né l'altro, nessuno dei due è indispensabile in questo senso, però entrambi la somma è molto più di quello che sono i singoli elementi. Internet mi ha dato una grossa mano nel reinventarmi, nel poter comunicare questa mia grande passione. I numeri poi hanno iniziato a crescere e si è formata una vera e propria community di follower molto attiva che mi segue costantemente. Da lì anche ristoratori, imprenditori, agenzie hanno iniziato a contattarmi per chiedermi di collaborare con loro, fornendo i miei contenuti nella realtà milanese, nel mondo del cibo. Milano, dove mi sono dovuto trasferire in pianta stabile per esercitare quella che oggi è la mia professione di food blogger e di social media manager. Penso che la mia storia sia un esempio di come il mondo di internet, il mondo dei social, se usato con intraprendenza e sfruttato con costanza, possa aiutare a trasformare una passione in un lavoro vero e proprio. Adesso finalmente ho capito cosa vuol dire andare in montagna, cosa vuol dire camminare la notte, cosa vuol dire tracciare 1000 corridori con uno scatolotto GPS, cosa vuol dire scrivere il software per permettere al mondo di vedere, di seguire il proprio concorrente. Questo per me è essere digitale in Valle d'Aosta, e niente, essere digitale vuol dire anche girare un filmatino mentre porto a spasso i cani in un boschetto che fino a appunto 6 anni fa mi sarei guardato bene da frequentare. Oggi ho completamente cambiato la mia vita, lavoro nel digitale, ne sono molto soddisfatto, e siccome è un mondo in continua evoluzione, so che probabilmente tra qualche anno starò facendo magari qualcos'altro, ma sempre nel digitale, immagino. È un mondo interessante che però è pieno di trappole e di possibili difficoltà. Tutto sta, come per tutti gli strumenti della nostra vita, nella capacità di usarli bene, non sbagliando, e soprattutto cercando di avere una pedagogia, un bon ton, un modo di usarlo che purtroppo sappiamo non essere sempre così.